L'acquedotto del Fiora è costituito dai comuni, quindi i sindaci sono coloro che partecipano all'assemblea di questo ente, quindi dell'acquedotto. Io ho vissuto l'acquedotto del Fiora da un altro punto di vista, ovvero sia da quello del socio, però in qualche modo anche il proprietario della struttura. Solo che quando si vive questa esperienza da sindaco la si vede un po' dal di fuori del palazzo, no? E quindi per i servizi che ritornano al comune stesso. Quando la si vive da presidente si vede invece l'altra parte, ovvero sia ciò che sono le problematiche alle quali dobbiamo far fronte e come riusciamo a dare una risposta alle esigenze dei sindaci. L'esperienza da sindaco mi ha aiutato a entrare meglio all'interno di questa carica che oggi ricopro. L'acquedotto del Fiora è una bella azienda, un'azienda di 400 persone, un'azienda abbastanza giovane, la sua esperienza risale a circa 20 anni fa, quindi è un'azienda ben organizzata, ben strutturata. Chiaramente, come tutte le aziende, ha bisogno di stare sempre al passo dei tempi, dell'evoluzione, e quindi le scelte che l'azienda si è impegnata a fare, soprattutto in questi ultimi periodi, sono quelle dedicate alla informatizzazione e a un miglior servizio al contribuente. Quello che cerchiamo di fare è intanto far capire che questa è una risorsa non inesauribile, quindi che va gestita con estrema attenzione. È una risorsa che va controllata, è una risorsa che, se utilizzata nel modo corretto, favorisce l'ambiente. Quindi perché portarsi bottiglie di plastica o consumare altre cose quando ce l'abbiamo a portata di mano? Perché non utilizzare la risorsa che c'è e magari utilizzandola in modo corretto? Quello che stiamo facendo con le scuole è questo, e siamo soddisfatti del lavoro che sta venendo fuori. In questo io mi sento di rassicurare i cittadini di bere tranquillamente acqua dal rubinetto, perché è un'acqua controllata, è un'acqua garantita. Acquedotto del Fiora dovrà impegnarsi nei prossimi mesi a dare un'informazione molto più completa al cittadino, perché il cittadino abbia la consapevolezza di quello che l'azienda rappresenta. Una serie di informazioni che riguardano la bolletta, la composizione della bolletta, come è fatto il territorio, quanti pochi abitanti ci sono, avere la consapevolezza del fatto che questa azienda serve un numero limitato e una grande dimensione territoriale. Il cittadino deve avere la consapevolezza che questa azienda fa gli sforzi massimi per dare all'ambiente un ritorno importante di acqua pulita, per portare l'acqua nelle case della gente, qualsiasi ne abbia bisogno, e questo al minor costo possibile. Naturalmente queste organizzazioni e questa gestione risente dell'ambito territoriale in cui Acquedotto del Fiora opera, però noi vorremmo far capire, proprio coinvolgere il nostro cittadino in questa operazione, in questi elementi e questi dati che sono abbastanza complessi, ma che sono giustificativi di quello che noi facciamo.